carteggi appassionati, la storia d'amore tra Pirandello e Marta Abba attraverso le lettere che si scambiarono nell'arco di 10 anni nello spettacolo Non domandarmi di me, Marta mia, diretto da Arturo Armone Caruso e interpretato da Elena Arvigo. Ce ne parla Donatella Cataldi. È il 10 dicembre del 1936. Marta Abba, dal palco del Plymouth Theatre di Broadway, annuncia la scomparsa di Pirandello. Quella sera l'attrice, nel suo camerino, farà i conti col suo passato, col suo adorato maestro. E così lei è diventato scrittore e io attrice. Siamo finiti in un vortice noi due. Non domandarmi di me, Marta mia, no. Di Katia Epaso per la regia di Arturo Armone Caruso, descrive la relazione lettiva che il drammaturgo siciliano ebbe con l'attrice, ispiratrice e protagonista di alcune delle sue eroine, dalla Donata Genzi di Trovarsi alla contessa Ilse dei Giganti della Montagna. Giornalista e drammaturga, la Epaso ha approfondito la corrispondenza, più di 500 lettere per la maggior parte scritte dal poeta, che Pirandello e la sua musa si scambiarono tra il 1926 e il 1936, per poi immaginare l'emozione suscitata nell'attrice dalla morte inattesa dello scrittore e creare un ritratto inedito della donna, vulnerabile e fragile, a dispetto dell'attrice algida che emerge dal carteggio. Di notte nella stanza newyorkese, Marta sparge le lettere che ha portato con sé. Parlano di amore, di arte, di vecchiaia e di morte. Le voglio tutte con me, che mi possano riscaldare in questa notte gelida senza sonno, in questa città che d'improvviso mi è estranea. Nel ruolo della Abba, Elena Arvigo, tra i pochi oggetti che la circondano, rivive il suo passato, vacilla, si pone improvvise domande. E complice la notte prendono vita come fantasmi anche i personaggi che Pirandello le cucì addosso. Di dove viene quel pianto? Il mio bambino da sé non poteva muoversi. Il regista restituisce un teatro d'ombre, lettere, foto in bianco e nero e nuvole che si addensano, presagio dell'epoca buia che Pirandello vedeva avvicinarsi.